Stadio San Paolo di Napoli, è la 31esima giornata del campionato, ci si attende una grandissima partita dopo la vittoria del Milan ieri nel derby 3-0 contro l'Inter. Il Napoli deve rispondere, vincendo oggi potrebbe scavalcare l'Inter al secondo posto rimanendo a meno 3 dal Milan. Per la Lazio invece, vincendo oggi, l'accesso tra le prime 4 e quindi un probabile piazzamento Champions sarebbe più vicino. Pazienza verso Lavezzi, ancora Lavezzi, incrocia Cavani. Lavezzi aspetta Hamsik, lo serve adesso sulla corsa, Hamsik in area di rigore, Hamsik! Muslera ci mette le mani, la palla in calcio d'angolo, ma sono sempre i tre tenori a fare tanta paura alla Lazio. Attenzione a Zárate che punta la difesa della Lazio, trova centralmente Mauri, si è allargato Sculli, Mauri prova a passare in percussione, ce la fa Mauri ancora, fino in fondo Mauri! Un gol bellissimo di Stefano Mauri, la sua percussione e il sinistro sul secondo palo, la Lazio passa al 29esimo. La bravura di Mauri è stata nel prendere sul tempo il portiere con questo tocco di punta, di esterno. Brocchi ancora per Mauri, che è in posizione regolare, Mauri con il destro non trova il 2-0. Ancora Hamsik, Lavezzi, c'è largo Maggio, lo serve ora, Maggio può crossare, mette il pallone dentro, è arrivato Dossena che colpisce di testa, la palla è sul fondo, rimessa dal fondo. Arriva il pallone per Diaz che tocca sotto porta e fa 2-0, Andre Diaz al 12esimo, Napoli 0 e Lazio 2. Grande traiettoria di questo calcio di punizione da parte di Garrido, la palla va verso De Santis, bravissimo Diaz a capire dove sarebbe caduta, la tocca con l'esterno destro, mi sembra niente da fare per De Santis. Lavezzi mette il pallone dentro, c'è una doppia deviazione e sul secondo palo arriva a accorciare le distanze Salvatore Aronica, anzi Dossena, 2-1. Il Napoli rientra in partita. Dimenticata l'altezza del secondo palo, favorito da una deviazione che ha fatto impennare la traiettoria del cross. È arrivato, ha dato forza al colpo di testa. Niente da fare per Muslera. Arriva il pallone nell'area di rigore, deviazione sul secondo palo. Maggio la rimette per Cavani! Incredibile! In un minuto il Napoli ha già pareggiato! Edinson Cavani, 30° gol stagionale! 2-2, partita pazzesca! Lo stesso gol di prima, punizione dal lato opposto, ancora una spizzata che impenna la traiettoria, arriva Maggio questa volta sul secondo palo. Sculli vede solissimo Gonzales, c'è anche Brocchi, zona tiro, Brocchi col destro traversa in riga, la palla non è entrata, traversa in riga di Brocchi. Qui rivediamo il destro di Brocchi, la palla è entrata. C'è Zárate in area di rigore, Zárate, De Santis col miracolo e poi l'autogol, la Lazio di nuovo in vantaggio, Aronica ha sbagliato porta e la Lazio avanti 3-2, sta succedendo qualsiasi cosa al San Paolo, qualsiasi cosa. Partita dalle mille emozioni, sono saltati gli schemi, qui Aronica nel tentativo di liberare una situazione su questa iniziativa di Zárate, ha centrato la sua porta. Aronica può riproporre il cross, Biava non è salito, sono tutti in posizione regolare, Cannavaro col petto, Cavani per terra, calcio di rigore per il Napoli e cartellino rosso per Biava. Cavani contro Muslera, Cavani con il destro, è il gol del 3-3, la doppietta del Matador, 24 in campionato. Prova a staccare Lucarelli che ci arriva, Mascara ci arriva per Cavani che è in posizione regolare, Cavani è solo, Cavani col pallonetto, Cavani ha segnato ancora la tripletta del Matador, 4-3 per il Napoli, 4-3 in rimonta, tripletta di Cavani, incredibile! Come con il Cagliari, lo stesso gol, si è trovato solo davanti al portiere con il pallone che rimbalza fuori dell'area di rigore, tocco morbido, scavalcare Muslera. E adesso arriva il fischio di Banti, vince il Napoli con l'ennesima rimonta, con l'ennesima tripletta di Cavani, vince 4-3 contro una grandissima Lazio. No, l'atteggiamento non troppo.
Il nostro è sempre lo stesso, cercare di vincere ogni partita, ogni domenica, lavorare al 100% per dopo fare i conti a fine anno. Quindi noi stiamo andando avanti per la nostra strada e cerchiamo di fare sempre il meglio per questa città, per questa gente, per questo gruppo che veramente è molto unito. Quindi siamo molto felici, è una vittoria che meritiamo, una vittoria che l'abbiamo cercata.